Buon salve a tutti, signori, e bentornati sul canale. Oggi, ragazzi, sono qui con un nuovo video. Oggi, signori, pronostici semifinale Europa League. Dai, Roma, dai, Roma, dai, Roma, dai, Roma, dai, 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 che si può arrivare in finale, dai, che si può arrivare in finale, dai, dai, e dai, e dai, e dai, perché qua tutta Italia è con te, Roma, tutta Italia è con te, e devi andare fiera un paese. Vai, Roma. Vai Roma, vai Roma. Adesso, dopo finita questa parte di parte, possiamo iniziare col pronostico. Il primo pronostico è proprio tra Manchester United e Roma. Pronostico andata 2-0 per il Tevez, Cavani, Maguire, e un ritorno 2-2, Dzeko, Castorp, Rashford e Bruno Fernandes. Un'andata che secondo me la Roma userà molto, per che lo United sfrutterà alla grande, giocando bene, facendo normalmente lo United della Roma, che verrà molto molto sorpresa secondo me. Il ritorno di con 2-2, in cui la Roma ovviamente spingerà come un cane per cercare il gol, ovviamente per cercare i vari gol, per passare il turno, arrivare in finale. Però lo United farà forza e con un paio di contropiedi può fare male, quindi fare il 2-2 e nonostante tutto la tifoseria che io ovviamente ho per quanto riguarda la Roma in questa situazione europea, ecco, insomma, vorrei appunto darla alla Roma, ma secondo me non riuscirà a passare. La finalista sarà il Manchester United. La seconda partita, nonché ultima, è Villarreal-Arsenal. Però seconda data 1-1, Gerard Moreno, Pepe, ritorno invece 3-1 per i Gunners, con Paco Alcácer, Lacazette che fa doppietta e Mustafi. Ovviamente è un risultato che favorisce ancora un altro inglese, quindi piccola parentesi, le finali sarebbero secondo me Chelsea City, United, Arsenal, veramente un completo, un quadro tutto inglese. Appunto, un'andata che il Villarreal cercherà di giocare in una certa maniera, però non è ai livelli dell'Arsenal, anche se è in difficoltà l'Arsenal, e appunto secondo me, ecco, riuscirà in un pareggio il Villarreal, però l'andata, la qualità in più dell'Arsenal farà la differenza, con la casa in doppietta e magari un gollettino di un difensore, Mustafi, cheat, riuscirà appunto a favorire i Gunners, che dunque potrebbero passare in finale. Detto ciò, ragazzi, questi erano i miei pronostici, non avevo tanto da dire. La cosa importante è che domani ci sarà il punto in casa Juve e il punto in casa Inter invece sabato. Detto ciò, vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine e mi raccomando, vi invito sempre a lasciare, iscrivervi al canale, ad attivare se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessun video, lasciare tanti like sotto questo video per un video specialissimo di finale e di Europa League e Champions League rispettivamente, per quanto riguarda appunto la Champions e l'Europa League, con cose che non voglio dirvi, ma che con un raggiungimento di un tot di like potrebbero avvenire. Detto ciò, ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!